Due dei avevano dato a Roma due doni, Marte l'impero, Venere imperia. Sono questi i primi due versi di uno dei molti epigrammi che circolavano per Roma nel 1512. Piangevano la morte della più famosa cortigiana della città, Imperia appunto. Si chiamava in realtà Lucrezia, era nata nel 1481 e si diceva che avesse posato nel ruolo di Venere, ovviamente, anche per Raffaello, che in quegli anni era a Roma a lavorare per Giulio II. Ma Imperia era solo la più famosa di una schiera di donne che riuscirono a ritagliarsi un ruolo tutt'altro che marginale in alcune città italiane, divenendo parte di quel processo che è stato definito di rivalutazione, quantomeno ideale e letteraria, della donna nel Rinascimento. Sono le cortigiane. Cortigiana, hoc est meretrix onesta, la cortigiana, cioè la prostituta onesta. È questa la definizione coniata da Johannes Burckhardt, il vescovo italianizzato in Giovanni Burcardo, che aveva il compito di cerimoniere del Papa Alessandro VI Borgia. Con questa definizione riusciva a giustificare la presenza delle prostitute presso la Curia Pontificia. Non si trattava in effetti di semplici prostitute, erano donne colte e versatili, capaci di comporre poesie, suonare strumenti musicali, discutere di arte e filosofia. Erano frequentate soprattutto dai membri della Curia Pontificia e quindi in latino erano chiamate curiales, da cui il nome di cortigiane. Con grande scorno però delle dame che seguivano le corti italiane al tempo. I gentiluomini nelle corti si chiamavano cortigiani, ma per evitare facili malintesi, le dame da quel giorno divennero dame di corte. Le cortigiane vivevano in ricchi palazzi nelle città dove lo sviluppo economico e sociale aveva portato ad un aumento della richiesta dei loro servizi, Venezia e ovviamente Roma. Essendo frequentate da ambasciatori, banchieri, vescovi ed ecclesiastici, mercanti e ricchi facoltosi gentiluomini, ovviamente dovevano ospitarli in dimore che fossero all'altezza e spesso affittavano o acquistavano appartamenti sontuosi che venivano arredati con marmi, pitture, drappi pregiati e in quelle stanze si offriva molto di più che semplici rapporti sessuali. Si offriva un intrattenimento colto per un pubblico che cercava, imbevuto di cultura classica, un confronto con donne che non fossero solo spose, ma che fossero anche amanti e intrattenitrici. In un periodo in cui la cultura classica si stava diffondendo e veniva riscoperta, il collegamento con le etere dell'epoca di Pericle sorgeva spontaneo. Ma ovviamente non tutte erano ugualmente fortunate. Pietro Aretino, per esempio, parla di un problema che affliggeva la maggior parte delle donne che svolgevano questa professione. Egli dice che per poche che riuscivano a mettere dei campi al sole, cioè acquisire qualche proprietà, qualche ricchezza, molte morivano negli ospedali. Tenete conto però che gli ospedali al tempo erano luoghi riservati ai poveri. I ricchi venivano curati in casa. Le povere cortigiane, che in realtà si riducevano al ruolo di prostitute, soprattutto quando la loro bellezza sfioriva, si ritrovavano abbandonate da tutti e morivano senza l'aiuto di nessuno. Quelle che però Pietro Aretino, scrittore molto chiacchierato al suo tempo, conobbe durante la sua permanenza a Roma, prima di essere cacciato dalla città e di doversi trasferire, arriverà poi alla corte dei Gonzaga a Mantova. Sono probabilmente state frequentate anche da Raffaello. Ed infatti i sonetti lussuriosi dell'Aretino, una serie di componimenti molto licenziosi di quel periodo, sono stati probabilmente ispirati da alcuni disegni erotici dipinti da Raffaello. E secondo il Vasari, Raffaello era un amante delle donne. Gradiva molti piaceri amorosi ed era stimato e apprezzato dai suoi contemporanei
anche e forse troppo, dice Giorgio Vasari, per i successi con le donne. Ma nonostante le illustri frequentazioni delle cortigiane, che spesso abitavano in palazzi e in edifici posseduti dalla curia romana, venivano comunque osteggiate perché moralmente corrotte, secondo il pensare del tempo, e anche per motivi economici. Quello che si notava, infatti, era il lusso dei vestiti, degli ornamenti che le cortigiane dovevano indossare per essere all'altezza dei loro clienti, ma anche per attirarne di nuovi. E quindi le donne sposate, le donne da bene, che vedevano queste lussuosissime vesti indossate dalle cortigiane, tendevano comunque ad imitarle. Rimarrà famosa la predica di San Bernardino a inizio 400, che dice che le donne della sua città, non appena vedevano una meretrice vestita alla francese, quindi con una nuova moda, più ricca e più elaborata, subito correvano a imitarla, portando le loro vesti dai sarti per fare le modifiche. Ebbene, in molte città italiane nel corso del Medioevo, leggi espressamente concepite per le prostitute vennero emanate proprio per ridurre questo tipo di problemi. E in alcuni casi le norme vietavano alle prostitute di indossare vesti troppo lussuose, di indossare gioielli troppo costosi, di avere dettagli e ornamenti che fossero troppo ricercati, perché altrimenti le donne le avrebbero imitate e nel tentativo di superarle avrebbero consumato e dilapidato i beni dei mariti. In altri casi, invece, le leggi lasciavano libertà di vestirsi come meglio credevano proprio alle prostitute. In questo modo, se una prostituta è quella che può vestirsi riccamente, allora una donna da bene, per non sembrare una prostituta, dovrà vestirsi in maniera modesta. È un ragionamento intelligente che venne applicato in diverse città italiane. A Roma non accadde così. A Roma le caratteristiche del vestire della donna sposata, l'abito tradizionale, l'elemento tradizionale della donna sposata, il lenziamen ad amantandum, un velo lungo che copriva dalla testa fino oltre le spalle il corpo della donna, è vietato alle prostitute. Già nelle leggi dei papi del 400 questo tipo di indumento non può essere portato dalle prostitute. In questo modo si definiva chiaramente, alla prima occhiata, se una donna era sposata e quindi donna da bene o se era una prostituta, perché l'una aveva il lenziamen, l'altra no. E proprio questo dettaglio, proprio questo indumento è indossato da una delle donne più iconiche e affascinanti dei ritratti di Raffaello, che appunto è chiamata La Velata. Si tratta di un quadro superbo, non solo per la precisione e la qualità della descrizione dell'abito della donna. Qualcuno ha definito il quadro un ritratto di una manica perché l'indumento è proprio in primo piano, ma anche per la dolcezza e la sensibilità con cui è raffigurata la donna. In realtà una ragazza, si stima circa ventenne. Ebbene, questa ragazza è sposata perché ha il velo, ma ha anche un gioiello che era un tipico dono di fidanzamento, una perla agghindata sulla testa. Lo stesso gioiello è raffigurato anche in un altro bellissimo ritratto, anch'esso in realtà anonimo, realizzato negli anni romani da Raffaello. Normalmente viene chiamata la Fornarina, ma il nome è più recente del quadro. La definizione di fornarina, secondo alcuni, è da ricondursi a un'etimologia legata alle prostitute, per l'etimologia del forno e di infornare nel lessico triviale del tempo. Ma in realtà il gioiello con la perla e il turbante che indossa sulla testa dicono qualcosa di diverso. Secondo alcuni si chiamava Margherita Luti. Era la figlia di un fornaio senese che abitava in Trastevere, quindi fornarina perché figlia di un fornaio. Ed era lei probabilmente quella ragazza che rendeva impossibile a Raffaello lavorare se lei non era nelle vicinanze, questo almeno è quello che dice il Vasari. Raffaello sicuramente era innamorato della fornarina perché la raffigura con una dolcezza
che non si ritrova in altri ritratti, ad esempio in quelli fiorentini. E in più il volto di quella ragazza si ritrova anche in altre opere dello stesso pittore Urbinate, opere in cui il suo volto è dato a personaggi di altro tipo. Quindi una ragazza importante per lui. E io sono convinto che non si tratti di una prostituta, perché la perla, Margarita in latino, e il turbante rigato, il copricapo avvolto attorno alla testa, sono elementi che le leggi del tempo a Roma vietavano alle donne pubbliche. Quindi si doveva trattare di una ragazza da bene, che Raffaello ritrae seminuda, mentre inutilmente tenta di coprirsi un seno, perché probabilmente così gli piaceva osservarla. E in effetti quel quadro, secondo il Vasari, lui lo tenne sempre con sé nel suo studio. Non lo vendette a nessuno. Anzi, secondo alcuni critici, nemmeno lo completò e fu probabilmente completato da Giulio Romano, uno dei più promettenti artisti della scuola di Raffaello. Quindi mi piace pensare che la fornarina che porta sul braccio la firma di Raffaello sia non una cortigiana, una prostituta conosciuta a Roma, ma la ragazza che gli aveva rubato il cuore.